Le anticipazioni della soap TV The Family annunciano colpi di scena sorprendenti negli episodi che verranno pubblicati sul sito Mediaset Infinity da lunedì 16 a venerdì 20 settembre. Layla avrà uno scontro con Malek in carcere e quest'ultima finirà in ospedale in gravi condizioni. Nel frattempo, Aslan distruggerà la villa dei Soikan e appiccherà un incendio, mentre Devin proverà a coinvolgere Nedrin nei suoi piani. Layla e Malek si scontrano in carcere. Layla e Malek si scontreranno in carcere mentre Soikan non riporterà gravi conseguenze, per Malek le cose si metteranno male. Malek verrà ricoverata d'urgenza in ospedale e sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Aslan, intanto, compirà un gesto sconsiderato, darà fuoco alla villa di famiglia. E mentre la casa dei Soikan sarà inagibile, Aslan proporrà ai suoi cari di trasferirsi temporaneamente nell'abitazione di sua nonna Ser. Devin coinvolge Nedrin nei suoi piani. Nel frattempo, verranno trattate anche le vicende di Devin, tornata a vivere con Aslan soltanto per prendersi cura dei piccoli Kaya e Zeynep, mentre lei la sta scontando la sua pena in prigione. Devin proverà a coinvolgere la zia di suo marito, Nedrin, nei suoi piani. Cosa avrà architettato la psicologa? Nedrin, non appena ascolterà la proposta di Devin, rifiuterà, cambierà idea? Ilyas Khorzade, intanto, spiazzerà con un gesto sorprendente, proporrà ad Aslan di collaborare con lui. Come mai ci sarà questo cambio di rotta da parte dell'acerrimo nemico dei Soikan? Il mistero verrà svelato presto, Aslan scoprirà al porto che Ilyas e Jihan gli avranno teso una trappola. Ui ha promesso dei soldi a Malek. Nelle precedenti puntate di The Family rese anche disponibili su Mediaset Infinity, Ui si è recata in carcere e ha minacciato sua figlia Layla. E mentre la signora Soikan era in visita in prigione, Malek ha incontrato la sua bambina. Ui, quindi, ha preso in disparte Malek e l'ha corrotta, promettendole del denaro in cambio di un favore. Nel frattempo Devin è tornata a vivere alla villa dei Soikan, mettendo subito in chiaro le cose, non è tornata per suo marito, ma per occuparsi dei figli di Layla. Jihan, intanto, ha ammazzato suo cognato Tolga e poi ha fatto ricadere la colpa dell'omicidio su un'altra persona. E mentre Agmur ha finto di essersi fidanzata con un ragazzo. Ekrem ha accettato di sposare una ragazza scelta dai suoi genitori, nonostante fosse innamorato ancora della sua ex.